verso la fine sicuramente l'avete imparata, almeno per i testi suggerirei di leggere, poi guardate chi mi dà un tacco, e perché fra una strofa e l'altra c'è un intermezzo musicale, quindi abbiamo un po' di successiva. Mi raccomando, andiamo con il perché non è altro che un presepio, ci sono i presepi viventi, ci sono i presepi digitali, ci sono i presepi di muschio, questo è un presepio cantato, praticamente se voi scorrete le strofe è praticamente un presepio in canto. Sentiamo. Thank you.
Complimenti, grazie, mi pare che l'esperimento sia riuscito e sia anche stato di vostro gradimento. Grazie ai maestri, agli orchestrali, a tutti quanti e soprattutto ai Centaurs e al gruppo polifonico. E adesso c'è la parte ufficiale, quindi io passo in secondo piano e per i ringraziamenti il capo adesso arriverà. Grazie, presentatore ufficiale ormai. Allora noi vogliamo ovviamente ringraziare tutti voi presenti e lo facciamo da parte di tutti e due i cori con un grande applauso. Ringraziamo il pubblico che è qui con noi questa sera. E ringraziamo ovviamente chi ci ha aiutato a sostenere questa serata. E con noi ovviamente ci sono tante persone che ci sostengono e ci aiutano, tanti amici, ma anche tante persone con cui collaboriamo, che ci fa piacere vedere qui questa sera. Ma prima di ringraziare tutti loro, vorrei intanto la maestra Lorella Grion e il maestro Fabio Rivolta, qui lasciamo un presente. Sì, tranquillamente. Abbiamo Lucia e Marco. A queste persone che lasciamo questo presente sono, volevo far notare, dei prodotti confezionati direttamente dalle mani di noi coristi e coriste. Sono prodotti enogastronomici, di cui avrete avuto modo di vedere anche dei mercatini. E poi abbiamo gli organisti, Fulvio Madotto, il maestro Fulvio, e Paolo Piccini. Grazie ovviamente a tutti e due. E poi velocemente volevo anche ringraziare il maestro Pumbaca per Luigi. Anche a te c'è presente, sai? Prego. E poi anche alle nostre due ragazze, alle due maestre, Sonia Foschiati e Anna Paccoreggi. E poi Lucia, puoi per cortesia consegnare direttamente, non lo spostiamo dalla sua postazione perché è sempre con noi. Ci fa dei video fantastici, delle fotografie incredibili. Vi presento il signor Adriano Fecchio, sempre qui con noi, anche a lui lasciamo un presente. Poi non vogliamo scomodare il Paron di Ciasa, che è sull'organo. Grazie Don Claudio per l'ospitalità, sempre molto gentile, anche per te c'è un presente, lo lasciamo qua. Lo riprendi dopo. E poi al secondo Paron di Ciasa, a Nino, che non sai se le cacuno altri. Dai Nino, dai, venga, c'è fatto un applauso, dai. Che non sono più al risaldamento, non sono più all'Inglese. Grazie. E poi non per ultimo, ma sicuramente per l'importanza, all'amministrazione comunale, vedo qui il nostro sindaco, vedo qui il nostro vice sindaco, anche loro volevo ringraziare per la loro presenza, per il loro sostegno, in tutti i modi ci sono vicino e dato che è Natale anche a loro lasciamo un piccolo regalino, per cui non so se vuol venire il sindaco, ecco, vai Antonio, grazie. È un piccolo presente per Natale, per ringraziarvi. Enogastronomico anche questo, ormai.